Come è noto a tutti i cittadini, il Comune di Arezzo ha a suo tempo fatto ricorso alle commissioni tributarie contro la richiesta che veniva avanzata dal Consorzio di Bonifica di pagamento di 90.000 spiccioli euro al Comune di Arezzo, cioè a tutti noi. Abbiamo avuto notizia dalla comunicazione ufficiale dalla Commissione Tributaria di primo grado che ha sospeso l'esecutività di questo provvedimento in attesa della decisione di merito che noi aspettiamo fiduciosamente. La decisione dovrebbe intervenire a tempi brevi perché la prima udienza è stata fissata per il 6 febbraio prossimo 21. In questa situazione ribadisco quello che è il mio giudizio e la mia richiesta. Il giudizio è quello a tutti noto. Io ritengo che la funzione di bonifica debba essere svolta e gestita dagli enti locali, che siano i comuni interessati o che sia la nuova provincia nella nuova conformazione. Ritengo anche che tutti coloro che in più tempi e in più luoghi hanno manifestato avversità verso questo provvedimento dovrebbero avere nella sede istituzionale la capacità politica di proporre una legislazione abrogativa. Questo sarebbe un atto concreto sul quale credo si potrebbero misurare anche sotto forma di consenso il 97% dei cittadini che, non essendo andati a votare, hanno sostanzialmente dichiarato la propria avversione a questo modello legislativo che io insisto nel dire improprio. Nei confronti però dei cittadini non cambia questa, insomma, questa sospensiva, piuttosto che poi quando arriveremo insomma comunque a una sentenza, non cambia, per il momento non cambia nulla. No, il giudicato nel nostro ordinamento ha validità esclusivamente tra le parti in causa. Certo che un principio d'ordine generale potrebbe essere sintomatico di un orientamento giurisprudenziale nuovo e potrebbe creare le condizioni anche per aprire la porta ad una modifica legislativa, questo sì.